Diletta Leotta senza freni su Gianni Amann, non ce la facevo più perché. Diletta Leotta e Gianni Amann hanno caratterizzato l'estate 2021. La loro storia, la loro passione, gli allontanamenti e poi l'addio hanno fornito materiale infinito a giornali, siti e social. Ora Diletta Leotta dice finalmente la sua. Quanto hanno fatto scrivere ma, soprattutto, quanto hanno fatto sognare. L'estate 2021 è stata la loro estate, quella della loro storia d'amore. Forte come il vento, caliente come il sole d'agosto. Diletta Leotta e Gianni Amann hanno incuriosito, affascinato. Inebriato ma alla fine anche deluso un numero infinito di persone. Ancora oggi, a distanza di mesi dalla fine di quella storia così travolgente, quando capita di vedere un componente della ex coppia, ci si stupisce di non vederne accanto l'altra metà. Passano i mesi, ma in realtà non si è mai completamente chiarito chi abbia lasciato chi è. Soprattutto, perché è finita quella storia? Diletta Leotta ha forse dato la giusta motivazione sul perché sia finita con Gianni Amann. Quale? Diletta Leotta senza freni su Gianni Amann. Diletta Leotta in un'intervista rilasciata recentemente nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, ha ripercorso quel breve ma intenso periodo vissuto accanto all'attore turco. In assoluta sincerità, il volto di DAZN aveva confessato che all'epoca il pensiero per Gianni Amann c'era. E sperava infatti che la lontananza potesse servire ad entrambi per schiarirsi le idee. Ma ad oggi, ancora niente. Ha parlato poi della proposta di matrimonio dopo soltanto poche settimane dall'inizio della loro storia. Ma secondo l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, che ha condiviso il suo pensiero al riguardo con il settimanale Mio, ad oggi i rapporti fra i due non sono più molto buoni. E a rompere il rapporto, secondo lui, è stata proprio la conduttrice siciliana perché non ce la facevo più anche per l'atteggiamento di Ken. Quale atteggiamento? A quanto è dato sapere all'attore turco piace molto divertirsi, il che sarebbe del tutto normale se non eccedesse spesso nel divertimento. Proprio questi eccessi avrebbero spinto la Leotta a chiudere definitivamente il rapporto. Ed ora? Strade diverse. Al momento i due innamorati pazzi dell'estate del 2021 hanno imboccato strade diverse che sembrano non incontrarsi. Quella della conduttrice è la strada che lei ha percorso in bicicletta, per tenersi in forma. Perfino in un giorno di festa come Santo Stefano. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato il video del suo allenamento post, natalizio. L'attore turco, dal canto suo, in questi giorni è stato impegnato con la sua fondazione benefica nell'organizzazione di una raccolta fondi per l'acquisto di macchinari per i reparti pediatrici che ne hanno necessità. Quindi è certo che Gianni Amann ha trascorso le festività qui in Italia. Un paese che ama molto e dove si sente molto amato.